Buonasera, grazie, siete intervenuti anche parecchi e vi vedo molto interessati, specialmente ovviamente le signore e la professoressa Bonifacino. L'avete letto, ci illustrerà dei problemi in oncologia che purtroppo sono interessanti visto quello che succede nel settore medico proprio oncologico. La parola al nostro presidente. A me è toccata la presentazione perché c'ho il settore cultura e arte e il presidente mi chiama a fare la presentazione. Buona serata. Facciamo un grande applauso al nostro Francesco. Allora, innanzitutto, prima di dare il benvenuto alla professoressa Adriana Bonifacino, volevo mandare un affettuoso applauso e un caro saluto al nostro Bruno Costi che ha letto con la febbre. Facciamo un applauso affettuoso a Bruno Costi che non può essere con noi. Allora, Adriana, è prassi consolidata del nostro circolo che noi a tutti gli ospiti che intervengono facciamo dono della nostra pubblicazione sui primi 50 anni di storia del nostro sodalizio. Siamo uno dei 9 circoli storici, siamo nati nel 63, qui c'è la nostra storia per i primi 50 anni, ne siamo orgogliosi e ci fa sempre piacere avere questo pensiero per i nostri ospiti. Adriana, io non voglio tediare i nostri amici, vorrei subito dare la parola a te, so che hai preparato anche un filmato, un sacco di informazioni ed inizi importanti, per cui ti do immediatamente la parola, prego. Grazie. Allora, io parlo in piedi così riesco a vedere un po' tutti e tutti riuscite a vedere un po' me, e desidero innanzitutto ringraziarvi dell'ospitalità. È un circolo prestigioso che io conosco da tantissimi anni e quindi sono onorata, insomma, di essere vostra ospite. E quindi ringrazio il presidente, ringrazio Costi che mi è stato, diciamo, molto vicino nella preparazione, insomma, di questa giornata. Ringrazio anche la nostra associazione, cioè la mia associazione Incontra Donna, perché avrete visto che ci sono le nostre volontarie, oggi ci sono Paola e Antonella e quindi fanno sempre sentire la loro presenza proprio per poterci coadiuvare in questi eventi, perché è importante avere anche magari del materiale informativo, no? Da poter poi portare, eventualmente da poter consultare. Come avrete visto, c'è un piccolo vademecum che costruiamo annualmente insieme al Ministero della Salute. Perché giustamente il dottore ha detto parliamo di problematiche oncologiche, in realtà vi devo dire che io oggi preferisco, non oggi soltanto oggi perché sono qua, ma oggi normalmente preferisco parlare di salute, perché parlando di salute e parlando dello stare bene, in realtà riusciamo a mantenerci forse più lontani dalle malattie e dallo stare male, quindi cerchiamo di promuovere sempre un discorso di prevenzione e quindi cerchiamo di mantenerci in uno stato di salute. Ringrazio anche il dottor Baia che è qui perché è ospite questo pomeriggio con noi, perché mi emoziona anche questa cosa, perché mi fa molto piacere che Francesco sia venuto, lui è direttore sanitario del Regina Elena e del San Gallicano, è stato mio direttore sanitario quando io per un periodo ho coordinato gli screening qui sulla Roma C, e quindi mi fa molto piacere, mi sento molto onorata anche della sua presenza stasera. E allora, partiamo con questo video e guardate un po' che cosa cominciamo. L'associazione Sanitaria Contra Donna, guardate questi pochi secondi. Queste sono pazienti, questo è un progetto che noi abbiamo vinto come Contra Donna, abbiamo vinto un progetto europeo e abbiamo coinvolto Bulgaria, Inghilterra, Lituania, Olanda insieme al Foro Italico per un progetto di ballo dei pazienti oncologici. Oggi sappiamo anche attraverso degli studi importanti di quanto faccia bene l'attività fisica, ma è inutile, voi vivete in un circolo, avete la fortuna di vivere in un circolo meraviglioso, di poter stare alla luce, e questo è importantissimo, e di dedicarvi a delle attività fisiche che vi piacciono. Quando noi medici diciamo a qualcuno andate in palestra, nella maggior parte dei casi io dico sempre in palestra ci vanno una volta sola, il giorno che si iscrivono e poi non ci vanno più. L'attività fisica è un'altra cosa, in palestra ci vanno le persone alle quali piace andare in palestra. Quindi
può essere il tennis, ma può essere il camminare, può essere qualunque tipo di attività fisica, e quindi il ballo. Il ballo si è visto, per esempio, che nei malati di Alzheimer, per esempio, tra tutte le attività fisiche, c'è uno studio internazionale, tra tutte le attività fisiche, quindi che potevano essere il camminare, il nuoto, insomma, tutte quelle che sono state provate in questo gruppo di pazienti, il ballo è quello che ha dato il risultato maggiore nel coordinamento, se pensiamo musica, ballo, movimento, coordinamento dei movimenti, quindi coordinazione eccetera. Quindi in realtà quello che avete visto, quello sono dopo 4 mesi di lavoro con i 2 maestri, che il corso l'ha fatto la Caroline Smith con Samuel Meroff, però adesso stiamo cominciando in 12 città italiane un successivo progetto per pazienti oncologici, a questo punto non solo di donne operate al tumore al seno, ma operati di qualunque e seguiti per qualunque patologia oncologica, e cominciamo questo Dance for Oncology che comincerà a brevissimo. Quindi parliamo di salute, cioè anche in chi ha avuto una problematica cerchiamo di parlare di salute, perché è importante potersi mantenere, perché poi si rimane focalizzati sulla problematica che uno ha avuto e non guarda tutto il resto. Invece è importante. Vi faccio una domanda. La prevenzione primaria e la prevenzione secondaria, vediamo se c'è qualcuno che si vuole cimentare insieme a me a pensare qual è la differenza tra la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria, perché si chiamano così? Tanto ci sto io, che poi do le spiegazioni, non vi preoccupate, ci vogliamo provare? L'alimentazione. Allora, prevenzione primaria vuol dire tutto quello che io faccio e che posso fare per abbattere il rischio di ammalarmi, quindi gli stili di vita, alimentazione. Dottore, lei intanto mi corregga se io dico stupidaggine. Allora, alimentazione, attività fisica, i vaccini, il fumo, l'alcol, la genetica, cioè tutto quello che io posso fare per conoscere meglio me stesso e per mettere in atto determinati provvedimenti affinché io possa abbattere il rischio di ammalarmi. La prevenzione secondaria è quella che invece facciamo ammucchiando, dico io, una serie di indagini, e mi faccio la mammografia, e poi vado dal cardiologo, e poi faccio le analisi del sangue, e poi mi faccio la nastra del torace, e poi mi faccio questo, e poi mi faccio quell'altro. Allora, per carità, sono indagini assolutamente, scusi se ogni tanto mi do le spalle, sono indagini assolutamente importanti ed essenziali, però noi dobbiamo pensare che a volte io mi trovo davanti una signora magari che mi porta 20 esami fatti tra analisi e tutto il resto, e poi magari non fa un passo a piedi, non si alimenta esattamente in una maniera corretta, e magari ci sono donne che prendono per esempio ormoni, alcune, per alcune è assolutamente necessario farlo, ma per tante altre magari a volte abusiamo un po' anche da questo punto di vista, e sappiamo che non è, dobbiamo stare un po' più sotto controllo in certi casi. Quindi allora stiamo giocando troppo di prevenzione secondaria per andare a vedere se mi sono ammalato in pratica, no? Quindi faccio degli esami per vedere se ho un problema, ma faccio poco, e voi invece che siete in un circolo, ripeto, meraviglioso, spero che facciate molto di prevenzione primaria, cioè quindi di tenervi in forma e di capire che ci sono tanti mezzi che noi possiamo utilizzare per cercare, non dico proprio di essere sani per 1000 anni, però comunque possiamo abbattere determinate patologie. Andiamo avanti con le immagini, vediamo intanto cosa fa la nostra associazione. Allora, possiamo scorrere, vuole che... Sì, allora, la nostra associazione si chiama Incontradonna, noi lavoriamo con tante modalità, perché finanziamo borse di studio, abbiamo il nostro 5 per 1000, viviamo chiaramente come tutte le no profit di donazioni, viviamo di sponsor, eccetera, però
siamo molto focalizzati sulla popolazione, cioè siamo molto focalizzati su progetti che possano dare alle persone. Questo sia in termini di supporto per chi ha avuto una problematica oncologica, quindi abbiamo i nostri laboratori teatrali, abbiamo i nostri corsi di ballo, abbiamo tutta una serie di attività, corsi di yoga, abbiamo tutta una serie di attività fisiche, soprattutto con un'attenzione all'alimentazione particolare e supportare pazienti che abbiano avuto una problematica, ma facciamo anche delle grandi campagne a livello non solo locale ma a livello nazionale. Andiamo avanti rapidamente, così questa parte sono tutte le attività che appunto ci siamo detti. C'è un'app, questo è un fatto importante per le donne. Abbiamo fatto un'app che si chiama Pianeta Seno, perché dottor Vaglia mi aiuterà a dire, se c'è un difetto a volte che hanno le istituzioni è quello che facciamo tante leggi, facciamo tante delibere, facciamo tante cose, ma in realtà poi noi dobbiamo raggiungere il cittadino, dobbiamo dare un'informazione corretta. Allora, i centri di senologia, ad esempio, le donne si dovrebbero rivolgere, nel caso ci sia una problematica, qualunque essa sia, non è detto che poi necessariamente si debba arrivare ad avere una problematica di tumore al seno, ma bisogna sapere che ci sono ormai centri di eccellenza. I centri di eccellenza, che si chiamano centri di senologia, sono quelli che trattano almeno 150 casi di tumore ogni anno, cioè noi dobbiamo andare dagli esperti, questo è il messaggio. Sappiamo che a livello territoriale ci sono gli screening, quindi arrivano la lettera a casa, per esempio per il seno, arriva la lettera fra i 50 e i 70 anni, 69 anni, in alcune regioni tra i 45 e i 74, arriva una lettera per invitare le persone ad andare a fare la mammografia. Però in realtà laddove poi o ci siano persone che non si affidano allo screening del territorio, o laddove invece c'è una problematica, dobbiamo sapere che non possiamo andare in un posto qualunque, o meglio, non dobbiamo andare in un posto qualunque, dobbiamo andare in un posto dove ci sono gli esperti. Quindi questa Pianeta Seno non è altro che la traduzione di un documento ministeriale, che è un DM 70, decreto ministeriale 70, che noi abbiamo voluto tradurre per i cittadini, cioè tu apri questa app, te la scarichi gratuitamente e a quel punto con la geolocalizzazione vedi qual è il centro di senologia a te più vicino. Con i numeri tra l'altro del PNE, PNE significa Piano Nazionale Esili, cioè voi avete proprio sotto una tabellina che vi dice in questo centro vengono operati, per esempio c'è il Regina Elena che ne opera oltre 500 ogni anno, eccetera, c'è il numero, quindi quello è un centro di riferimento, il nostro, il Sant'Andrea è un altro centro di riferimento e così via. E poi ci sono con geolocalizzazione anche tutte le associazioni di volontariato per ciascun territorio, quindi anche quello che può essere il supporto ad una donna che magari ha una problematica. Andiamo avanti, e quindi questa è anche questa una delle nostre attività per avvicinarci ai cittadini. Eccola, c'è un mondo dedicato interamente alla salute femminile. È Pianeta Seno di Incontradonna, l'unica app in Italia dedicata al tumore del seno e alla sua prevenzione. Una volta arrivata sul Pianeta Seno potrai accedere a diversi servizi. Grazie alla geolocalizzazione potrai trovare i centri di screening, le onlus più vicine a te e i centri di senologia. Leggere le domande e le risposte più frequenti sulla patologia. Consultare i tuoi documenti clinici in una tua cartella personale. Consultare il glossario sulla salute del seno. Con una sola app avrai tutti gli strumenti per orientarti al meglio nel mondo della prevenzione e nella cura del tuo seno. Scarica l'app gratuita su App Store o Google Play. Questa app che è stata, come vedete, benedetta anche dal Ministero della Salute e poi anche da Farmindustria, insomma, e Ferrovie dello Stato, andiamo avanti, l'abbiamo condivisa su tutti i treni d'Italia. Nel mese di ottobre, nell'ultimo Freccia Rosa, questa app, infatti abbiamo avuto un numero enorme di download, si dice, no? di app scaricate, perché chiaramente con Ferrovie dello Stato abbiamo messo questa stessa grafica che voi avete visto su tutti i treni d'Italia. Abbiamo fatto un progetto con Elena Sofia Ricci che poi si vaccinò, stesso ad Euroma, qui eravamo qui a Euroma 2, un progetto quindi con tutte le COP, le ipercop d'Italia sulle vaccinazioni, andiamo avanti, il nostro laboratorio teatrale, quindi insomma tutto quello, andiamo avanti ancora.
e vorrei arrivare, poi facciamo dei, appunto degli incontri, dei seminari, dei corsi di formazione, perché i nostri volontari, e i corsi sono comunque aperti ai cittadini e li facciamo quest'anno presso la sede dell'Ordine dei Medici. Abbiamo convinto il presidente dell'Ordine dei Medici che l'Ordine dei Medici non è la cassa dei medici, ma è la cassa del cittadino, è la cassa delle persone che possono chiedere, che possono avere informazioni, e lui ci ha dato una bella sala, noi facciamo questo corso quest'anno direttamente presso l'ordine. Andiamo avanti. Beauty and Health, quindi noi ci occupiamo anche della salute e della bellezza delle donne, quindi con ovviamente degli sponsor che sono nell'ambito della dermatocosmesi, e facciamo corsi di trucco per le donne che sono state operate di tumore del seno. Andiamo avanti ancora. Questo è il progetto che abbiamo visto prima, Dancing We Dance. Questa signora di spalle qui che vedete, probabilmente la riconoscete, Caroline Smith, quando i capelli ancora non erano ricresciuti. Andiamo oltre. Progetti di welfare aziendale. Infatti, Presidente, volevo anche preannunciare, no, il fatto che probabilmente ad aprile faremo due giorni qui di visite per quelli che sono, per i soci del circolo, perché questo rientra nelle nostre attività. Lo facciamo, l'abbiamo fatto per il MEF, per INAIL, per Ferrovie dello Stato lo facciamo, adesso è la COIN che ce l'ha chiesto, lo facciamo per la Procter & Gamble, insomma per diverse società e anche istituzioni, adesso anche il MIUR ci sta chiedendo una collaborazione di questo tipo. In realtà per noi è importante che le persone possano avere nel loro ambiente di lavoro, questi sono progetti di social responsibility ovviamente, che possano avere nel loro ambiente di lavoro, o come in questo caso nell'ambiente che loro frequentano normalmente, possano avere anche dei servizi, perché certamente, soprattutto per le donne che lavorano, a volte c'è una difficoltà nel poter eseguire determinati esami. Quindi essere presenti, magari con dei seminari, e poi magari soprattutto sull'alimentazione ne facciamo, e poi essere presenti anche come visite. Quest'anno abbiamo comprato anche degli ecografi con l'associazione, grazie alle donazioni avute, è un fatto sicuramente importante. Andiamo avanti, e io farei vedere, ecco adesso questo in realtà è la presentazione, la prossima, di questo Freccia Rossa. Il Freccia Rossa è un'idea che mi è venuta in mente 9 anni fa, ed era una cena con il direttore generale allora di Trenitalia, che invece adesso è l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, dottor Battisti, e che tra l'altro è anche nel nostro consiglio direttivo adesso, già da allora dell'associazione. Lui parlava sempre di Freccia Rossa, io gli dissi perché non facciamo un Freccia Rossa, non sapendo neanche io di che cosa stessi parlando. Però nel giro di una settimana gli ho portato un progetto. Il progetto è piaciuto, e questo progetto è talmente cresciuto che, andiamo avanti, mano a mano le può scorrere, e praticamente ecco, stesso Trenitalia ha stimato che nel giro di 8 anni, il 2019 sarà il 9° anno, abbiamo incontrato oltre 8 milioni, 10 milioni di persone. E con quale contatto? Il contatto grazie anche dei nostri volontari, ormai abbiamo una squadra enorme che va sui treni, perché voi direte perché il treno? Perché il treno, la persona a tempo, e quindi essere sui treni e poter, e vediamo che le persone parlano tra di loro, si raccontano, forse perché pensano che non si incontreranno mai più, si raccontano alla fine anche le loro cose più intime, distogliendosi dai vari tablet, smartphone, eccetera eccetera. Quindi è molto bello. Ma noi facciamo anche delle visite, quest'anno abbiamo fatto ecografie, abbiamo fatto anche ecocardiografia, abbiamo anche ospitato molti uomini nelle visite che abbiamo fatto soprattutto per il cuore. Fate sui treni, perché ci riservano o dei salottini o dei vagoni. Io stessa devo dire che la prima diagnosi quest'anno di tumore al seno che ho fatto nell'ambito del Freccia Rossa l'ho fatto sul regionale Cagliari-Sassari il 3 ottobre, affidando poi questa signora al Businco di Cagliari. Cioè, ovviamente il nostro scopo non è quello di sostituirci alla sanità pubblica, il scopo del terzo settore di cui noi facciamo parte è quello poi di avvicinare le persone alla sanità pubblica, magari proprio quelle persone che normalmente non si controllano, non vanno dai medici, siamo noi che dobbiamo andare da loro. Facciamo un po' tutti i concerti, facciamo i concerti di Renato Zero, quelli di Baglioni, eccetera. Noi con i nostri desk stiamo praticamente sempre un po' dappertutto. Allora, adesso
Parliamo un po' di qualche argomento. Abbiamo detto, quindi abbiamo capito prevenzione primaria e prevenzione secondaria, dove siamo. Volete farmi qualche domanda, così interrompiamo un po' la mia, perché io poi comincio, non finisco più, quindi questo è il viaggio bene. Lo so, però magari facciamo fare una domanda alle nostre consigliere Patrizia e Marisilva, che sono qua. Prevenzione, la primaria prevenzione che un po' mi preoccupa in questo senso, perché alimentazione, però qui ci confondono le idee ogni giorno: zucchero sì, zucchero no, carne sì, carne no. Sera porta a porta. Un pezzo. No, ma a parte quello, insomma, poi dice di zucchero no, perché poi, insomma, c'è tanta confusione, capito? Alla fine non sappiamo che cosa dobbiamo mangiare, come dobbiamo cucinare, quello che dobbiamo mettere sulle nostre tavole, e quindi prevenzione primaria, però un chiarimento su quello che è veramente valido. Allora, sull'alimentazione i discorsi sono molto lunghi, e se volete magari potremo fare un altro incontro più dedicato all'alimentazione, perché tutto oggi non si può fare. Diciamo che bisognerebbe avere un certo equilibrio innanzitutto, cioè nel senso che è inutile dire i zuccheri non vanno mangiati più, i grassi non vanno mangiati, le proteine sono troppe, questo è, alla fine diventiamo matti, cioè, anche perché ognuno ci tira da qualche parte, compriamo 10 libri, sono 10 libri diversi, sentiamo 10 persone, sono 10 teorie diverse. Allora, ci sono dei piccoli presupposti dai quali partire. Dice, lo zucchero fa male. Allora, lo zucchero preso in quantità, come dire, parliamo solo dello zucchero, perché sennò poi non parliamo di mille cose. Esatto, lo faremo poi in un'altra volta. Allora, dice, lo zucchero fa bene o lo zucchero fa male? Allora, io vi faccio un esempio. In alcune persone che hanno avuto una problematica oncologica, noi facciamo un esame che si chiama PET. Questo esame si dà uno zucchero che è marcato con una sostanza e viene somministrata alla persona. Questo zucchero, se ci sono delle problematiche in altri organi differenti da quello che era quello di partenza, si va a fissare, accende come delle lucine, no? In alcuni punti del corpo, perché le cellule tumorali, le cellule oncologiche sono avide di zucchero, e quindi per questo si dà questo zucchero. Allora, questo non deve spaventare, ma deve aiutare a capire, no? Perché io credo sempre una cosa, che la consapevolezza aiuti a salvarsi, no? Nel senso che attraverso la consapevolezza noi ci conosciamo meglio le cose e possiamo mettere in atto, no, delle situazioni. Allora, abbondare con gli zuccheri, avrete sentito parlare dell'insulino resistenza, questo nome, no? Ma che è sta resistenza? Cioè, a che pensa? Non è la guerra, non è la cosa? No, è la resistenza che oppone il fegato all'insulina. È proprio la resistenza, fa così, perché l'insulina in fondo è un vigile urbano. Prendiamolo come un vigile urbano. Allora, io mangio zuccheri e gli zuccheri mi servono, perché li trasformo in glucosio ed è la mia energia. Quindi gli zuccheri, la notizia è che gli zuccheri servono. Servono nella quantità giusta, perché se mi batte il cuore, se io respiro, se io muovo i miei muscoli, eccetera, è lo zucchero che mi fa fare, anche lo zucchero, diciamo, che mi fa fare questo. Però se io continuo a mangiare zuccheri, a un certo punto c'è questo vigile urbano che si chiama insulina, che dice non si può fare, perché io una parte te la faccio utilizzare per quello che ti serve. Scusate, io parlo in maniera molto, va bene così, ci capiamo? Ok, allora una parte te la faccio utilizzare per quello che ti serve, quindi ti batte il cuore, respiri bene, ti muovi, fai sport, fai quello che fai. L'altra parte la trasformo in una sostanza che si chiama in glicogeno, e se la tiene il fegato di riserva, ma il fegato ti dice, io non è che mi posso tenere tutto sto glicogeno che tu mi continui a dare, perché se non lo utilizzo vado in ossidazione, il DNA delle cellule si comincia a modificare, attenzione, allora te lo respinge e fa questa resistenza all'insulina. L'insulina cerca di vincere la sua battaglia e continua a produrne, quindi si continua ad alzare l'insulina. E dove va a
finire questo zucchero? Si trasforma in grasso e si trasforma dove non lo vogliamo soprattutto, ok? E si va ad accumulare dove fa del male, perché poi è un cosiddetto grasso infiammatorio. E noi sappiamo che tutte le patologie, sia quelle croniche, compreso quelle del tumore, compreso tutte le malattie autoimmunitarie, compreso il diabete, eccetera, nascono in genere dall'infiammazione delle cellule. Quindi io spero di avervi spiegato in una maniera abbastanza semplice il perché dobbiamo limitare la quota di zuccheri. Quindi non è che non li dobbiamo mangiare, ma ovviamente prediligere gli zuccheri meno raffinati, perché sono quelli che producono meno fastidio all'insulina, cioè il vigile urbano, diciamo, che li fa passare, brava, con una maggiore facilità. Quindi cerchiamo, non so, quelli che dicono sempre: ma io mangio il riso in bianco. Tu ti fai un carico di insulina tutti i giorni, perché tu ti fai un carico di amido e di zuccheri con il riso in bianco che non si può sentire, capito? Quindi, allora, quali sono gli zuccheri? Ma perché voi pensate che i carboidrati non siano zuccheri? I carboidrati sono, la notizia è che i carboidrati sono zuccheri, quindi quando parlo di paste, pana, pizza, cracker, fette biscottate, cioè dolci e frutta, sono zuccheri. Quindi anche la frutta, noi diciamo 300 grammi al giorno, chi mangia dice: ho mangiato frutta e yogurt, benissimo, hai fatto un pasto di soltanto carboidrati. Quindi dobbiamo bilanciare, ok? Quindi va bene la proteina, va bene un po' di carboidrato, va bene un po' di grassi sicuramente, soprattutto con l'olio extravergine eccetera ci deve essere, ma dobbiamo essere, cioè non dobbiamo dare retta ad una unica fede, capito? Cioè che quella è. Dobbiamo cercare di limitare le sostanze. Va bene questa spiegazione? Quindi, secondo lei, diciamo allora che la dieta mediterranea viene un po' a cadere come principio, no? Però bisogna mangiare, per dire, 10 grammi di carboidrati, 10 grammi di zucchero. Ma noi che siamo lì con la... Io penso che sia un po' il buon senso quello che ci deve sempre accompagnare, no? Quindi se io un giorno ho mangiato il piatto di pasta e lo mangio magari con le verdure, non mi mangio il pane, non mi mangio dopo un dolce, non mangio dopo tanta frutta, ma ho mangiato la pasta, preferibilmente integrale, eccetera, con le verdure. Quindi penso un bel pasto sostanzioso, e però ci posso abbinare eventualmente una piccola proteina, capito? Però dobbiamo essere un po' attenti nel bilanciamento. Non vuol dire che quindi la dieta mediterranea è perfetta, noi siamo, cioè abbiamo tutto quello che vogliamo dalla natura, e l'importante è saperli poi, ecco, magari poi cuciniamo, adesso non entriamo più in queste ore, perché sennò per non facciamo una cosa solo di alimentazione. Per esempio tutte le padelle, voglio dire, quelle antiaderenti che sono tutte scorticate eccetera, quelle buttarle via subito, perché quelli sono tutti interferenti endocrini che passano dentro i cibi. Quindi attenzione, perché a volte noi pensiamo di fare delle cose fatte bene e invece poi proprio fatte bene non sono. Quindi sono le piccole attenzioni, no? A volte quelle che ci aiutano. Perfetto. Senta, professoressa, sempre nell'ambito dell'alimentazione, ma uscendo un pochino da questo discorso, volevo chiederle la sua opinione riguardo agli integratori alimentari proprio, perché un po' a tutte le età, ma soprattutto chi pratica sport, spesso si vede, offerti degli integratori a seconda delle stagioni, piuttosto che a seconda delle attività che vengono fatte, spesso anche senza delle opportune e specifiche analisi mediche. Ora, siccome qualche suo collega li ha definiti disintegratori, volevo chiedere un pochino quale poteva essere il faro per una maggiore consapevolezza proprio dell'utilizzo di queste sostanze. Allora, noi personalmente gli integratori non li amiamo molto, perché in realtà abbiamo dalla natura e dall'alimentazione tutto quello che possiamo avere. È chiaro che laddove c'è un'effettiva necessità di un supporto, ma questa necessità deve essere esplicata, diciamo, in qualche modo, per esempio gli aminoacidi essenziali. Pensate agli aminoacidi come a tanti mattoncini colorati, ma gli aminoacidi essenziali sono 8, non sono di più. Tutti gli altri poi si incollano, no, a questi mattoncini.
Ma noi gli aminoacidi essenziali li prendiamo dall'alimentazione tranquillamente. È chiaro che se poi noi vogliamo pensare di essere vegani, per dire allora non mangio carne, non mangio uova, l'uovo è il cibo più completo in assoluto dal punto di vista anche proprio come proteine eccetera, allora se io penso che non mangio questo, non mangio quello, non mangio quell'altro e poi prendo gli integratori, però in realtà per noi non è esattamente così, perché poi in ogni preparato di integratori comunque ci sono degli eccipienti eccetera, quindi non è poi l'integratore puro e non è l'aminoacido puro e non è la vitamina pura. Abbiamo bisogno di vitamine? Con tutto quello che possiamo avere dagli ortaggi freschi, considerate che gli ortaggi e la frutta hanno una loro emivita di 4 giorni, quindi anche questo, capito? Cioè cominciare a pensare come io mantengo le proprietà nutritive, perché effettivamente se io voglio ottenere più vitamine da quello che sto mangiando e più sali minerali, non mi posso mangiare una verdura che è stata, o un arancio che è stato colto in Honduras, che poi arriva in Italia, che poi lo mettono nelle buste e poi vado a vedere la scadenza, adesso ho detto l'arancio ma potrebbe essere qualunque altra cosa. Voi dovete considerare che da quando io colgo un frutto o taglio una verdura, il potere nutritivo dura 4 giorni più o meno. Quindi cerchiamo di aiutarci con le filiere corte, no? Quindi col famoso chilometro zero. Poi adesso se poi entriamo dove vengono coltivate l'acqua, quello poi ogni volta si apre una polemica, come dire, di altro tipo. Però intanto cerchiamo di accorciare queste filiere, che quello è un fatto importante. Una cosa che mi aiuta a risponderle, anche se non era esattamente nella sua domanda, è la vitamina D, che io vorrei che si smettesse di chiamarla vitamina. Non so come dobbiamo fare per togliere questo nome vitamina al calcifero, perché col fatto che si chiama vitamina, tutti pensano che sia una vitamina, cioè hanno ragione, si chiama vitamina D e quindi hanno ragione, ma non è una vitamina, è un ormone. Per prescrivere la vitamina D, che io preferisco chiamare calciferolo, policalciferolo, eccetera, noi abbiamo bisogno di un piano terapeutico fatto in ospedale in un centro specialistico. Allora io vi faccio questa domanda, se tutte persone attente, vedo oggi tutte persone proprio molto, insomma, con le quali è piacevole proprio discorrere. Allora, se io devo comprare la vitamina C, vado in farmacia, prendo un prodotto da banco, lo pago, no? Perché vitamina C la devo pagare, e me ne torno a casa e mi sono comprato la vitamina C. La vitamina D è prescrivibile dal Sistema Sanitario Nazionale. Allora, già ci deve avere un dubbio, ma perché la vitamina C io la pago e la vitamina D ho l'assistenza del Sistema Sanitario? Perché non è una vitamina, perché è un ormone essenziale alla nostra vita. E purtroppo il dosaggio della vitamina D nessuno lo fa fare. Voi siete, come dire, io sono quasi certa che voi avete una vitamina D buona, perché siete molto all'aria aperta, vivete in un circolo, insomma, spesso, eccetera, quindi mi auguro che questo sia, non per tutti, vabbè. Comunque, almeno coloro che giocano a tennis, che stanno all'aperto, eccetera, vengono in piscina, eccetera, una vitamina D, diciamo, decente, ce l'avranno. Certo, se io non sono esposto alla luce, una volta i bambini giocavano con i pantaloncini corti in cortile, oggi stanno davanti ai computer, stanno al chiuso, eccetera, la vitamina D ce l'abbiamo tutti, basta. C'è un documento del Ministero della Salute e della Società Italiana di Pediatria, una consensus conference, che dice che i bambini non devono prendere più la vitamina D soltanto alla nascita, come facevamo con i nostri bambini piccolini, ma la devono prendere fino ai 18 anni, perché tutte le patologie allergiche, bronchiali, tutte le malattie autoimmunitarie, da cominciare anche la psoriasi, tutte le situazioni anche della prevenzione del diabete, ma anche della prevenzione oncologica, non è che le risolviamo prendendo la vitamina D, attenzione, però noi ce la dobbiamo avere regolare, che è tra i 40 e i 60. E di conseguenza, se quella non ce l'abbiamo, quella effettivamente va integrata, va presa, ma non è un integratore, quello è un ormone. Faccio un esempio: i paesi del nord Europa hanno tutti la vitamina D a posto, noi no, perché i paesi nord europei obbligano la popolazione nelle alimenti base, che sono il pane e il latte, ad avere l'aggiunta di vitamina D. Quindi tutte le pubblicazioni che ci sono su
differenze tra paesi mediterranei e paesi nord europei sulla vitamina D, i paesi nord europei hanno valori di vitamina D normali rispetto a noi. E io aggiungo sempre, sorridendo, così lo faccio ricordare alle persone, tranne mio figlio, perché mio figlio vive in Danimarca e c'ha una vitamina D che lo ammazzerei. Perché? Perché il pane lo fa lui e perché è intollerante al latte. E quindi io gli mando le vagonate di vitamina D praticamente da dover prendere. Quindi capite bene che questo è molto importante come messaggio. Cerchiamo, noi viviamo in un paese dove la luce veramente non ci manca, quando vediamo questi bambini ultra coperti, no? Cioè, è impensabile, ma è un male, è veramente un male. Allora, visto che stavo parlando dei nostri bambini, volevo chiederle la sua opinione riguardo alla vaccinazione delle giovani di 13 anni sul papillomavirus, che poi è comunque un argomento che veramente riguarda tutte le età, e uomini e donne. Assolutamente, questo è un argomento di sanità proprio pubblica e la ringrazio di questa domanda perché mi aiuta. Ricordiamoci, il 4 marzo è la giornata mondiale proprio del papillomavirus. Allora, per anni si è detto che il papillomavirus è perché provoca le infezioni, in alcune donne può provocare il tumore del collo dell'utero, eccetera, e noi in Italia abbiamo sempre passato questa cosa un po' sotto gamba, avendo 3.000 casi di tumore del collo dell'utero che ci saremmo potuti proprio risparmiare, perché fa parte di quei tumori, la infezione, cioè la contrarre il papillomavirus, ci espone a 4 possibili tipi di tumore: tumore del collo dell'utero, tumore del pene dell'uomo, il tumore testa-collo, i tumori dell'ano. E questo è valido per tutta la popolazione, per la popolazione eterosessuale in assoluto, tant'è vero che ci sono stati degli studi che hanno visto che la popolazione eterosessuale era esposta al 34% in più rispetto a quella omosessuale all'infezione da papillomavirus. Quindi smitizziamo, come dire, no, delle credenze popolari che non esistono. Quindi noi, quando parliamo di papillomavirus, non dobbiamo pensare all'infezione, non dobbiamo pensare che stiamo vaccinando nostro figlio o nostra figlia, perché tanto adesso ai 12 anni, maschi e femmine, arriva tutti la chiamata da parte della ASL, perché si cerca di farlo quando non hanno avuto ancora rapporti sessuali, perché con il rapporto sessuale poi il papillomavirus c'è, passa, il nostro organismo poi lo mette da parte. Ho visto coppie, non dico separarsi, ma coppie sbilanciarsi, diciamo così, che magari a 40 anni o a 50 anni nella signora è venuto un tumore del collo dell'utero da papillomavirus, no? C'è stata un'infezione, eccetera. Noi il virus possiamo averlo contratto quando avevamo 20 anni e il nostro organismo l'ha messo da parte. Noi vediamo periodicamente signore che sono in chemioterapia, che quindi hanno delle difese immunitarie, no? Ovviamente più basse, che sviluppano il papillomavirus in quella fase, no? Perché chiaramente laddove le nostre difese scendono, lui si può riaffacciare e se si riaffaccia può fare dei danni. Quindi c'è il vaccino, non solo vacciniamo i piccoli, quindi questo è proprio un qualcosa che noi lo dobbiamo ai nostri figli a 12 anni, quando chiamano dalla ASL. Però per esempio nella regione Lazio le femmine si possono vaccinare fino all'età di 18 anni gratuitamente. Adesso c'è il Gardasil 9, che tanto c'è solo quello, diciamo che il vaccino che è non avvalente, che quindi è un vaccino che può dare veramente un'immunità completa in questo momento verso quelli che sono i ceppi, perché il papillomavirus è mascalzone perché ha tanti ceppi, capito? Per questo che tante volte le persone sono un po' confuse, cioè ma il ginecologo mi ha detto inutile che ti vaccini perché ce ne sono tanti di virus da papilloma, oppure ormai sei troppo grande per vaccinarsi. Non si è mai troppo grandi, a meno che non parliamo di quarantenni, cinquantenni, ma se parliamo dei nostri figli anche di 18, 20, 25 anni, non si è mai troppo grandi per essere vaccinati se non lo sono stati prima, perché comunque gli diamo un'immunità maggiore, li proteggiamo di più. Con un vaccino, la parola vaccino
non voglio fare qui né polemiche né problematiche di vax e non vax eccetera, non ci interessano, però dovete capire che la parola vaccino non include una serie di prodotti, chiamiamoli così, tutti uguali. Allora, il vaccino per l'epatite è un vaccino chimico, è fatto in laboratorio direttamente. Il vaccino dell'influenza, c'è dentro il virus dell'influenza, attenuato, ma c'è, no? Quindi chiaramente, ecco perché uno c'ha magari per qualche giorno, può avere qualche sintomo, no, collaterale. Il vaccino, vedete, si chiamano tutti vaccini, ma sono tutti prodotti diversi tra loro. Il vaccino del papillomavirus non contiene il virus, è il guscio del virus. Quindi non c'è parte attiva dentro, quindi è il vaccino in assoluto più sicuro che c'è. E però ci protegge da quattro tipi di tumore diverso. Quindi grazie per questa domanda, perché è importante. Posso dire una cosa invece? Lei prima, quando stavamo parlando di là, per sapere un po' sui tumori del seno, l'età. Io non so quanto abbiamo ancora per poter parlare, poi se ci sono delle domande. Volevo solo, noi abbiamo tutto il tempo che vogliamo solo sentire se i nostri amici soci, le nostre amiche soci vogliono fare delle domande, se no continuiamo noi. Diciamo solo questa cosa sul seno che volevamo dire. Volevo sapere questo, perché è avvenuto mia figlia, 33 anni, ha avuto un problema al seno, cioè una piccola massa al seno. E quindi il medico mi ha consigliato di fare un'ecografia, perché a 33 anni la mamma dice non è. Io siamo andati al laboratorio dove c'era la dottoressa e mi ha detto niente ecografia, la faremo dopo, prima facciamo la mammografia, perché già a 33 anni, 35 anni il seno cambia già e non bisogna aspettare i 40 anni. Quindi io volevo chiedere a lei, che è così brava, se è giusto quello che mi è stato detto. Allora, c'è brava questa domanda, c'è un fondo di verità. Allora, il fondo di verità è questo, che il tumore del seno, il quale pensiamo che magari ci sono, non lo so che ne siete fatti, ci possono essere in Italia 10.000 casi nuovi ogni anno, 20.000 casi o quello che sia la notizia, e che abbiamo 53.000 casi nuovi ogni anno in Italia. Che sono un numero enorme, che abbiamo 800.000 donne in Italia che vivono con questa diagnosi e hanno una qualità della vita, devo dire, buona, ottima, ok? E però abbiamo anche 30.000 donne in Italia che vivono con un tumore del seno in una fase avanzata o metastatica, ma vivono. E devo dire che oggi quelli che sono tutti i presidi terapeutici, al di là di quelli chirurgici, ma soprattutto quelli oncologici, consentono un'ottima qualità della vita anche a persone che vivono con uno stadio di malattia, diciamo, più alto. Quindi in realtà noi siamo sempre, come dire, sul positivo e siamo sempre sulla convinzione di poter aiutare tutti in questo tipo di percorso. Però dobbiamo fare attenzione a una cosa: noi abbiamo uno screening mammografico che propone la regione, che è gratuito, che nelle regioni, diciamo, con minor problematiche economiche, diciamo così, con meno piani di rientro, eccetera, si sono spinti a garantire questa gratuità dai 45 ai 74 anni. In alcune regioni dai 50 ai 69, come la nostra. Però anche nella nostra abbiamo fatto questo passo ulteriore da questo anno, che abbiamo allargato fino a 74 per quelle donne che erano già nel percorso di screening, quindi qualche piccolo passo avanti si fa. Però quando andiamo a vedere i dati, dice, secondo l'età della popolazione, com'è stratificato questo tumore? Se c'è lo screening mammografico, ci viene da pensare che il 100% dei tumori del seno sono in quella fascia di età, invece no. Il 45% sono coperti dallo screening. Noi ormai abbiamo un 30% di tumori del seno in un'età al di sotto dei 50 anni, e 30 su 100 non sono pochi, e abbiamo un 45% nelle donne oltre 70. Vi porto ad esempio Teresa. Teresa è una signora che è venuta da me lo scorso novembre. Teresa ad aprile scorso aveva fatto 100 anni e aveva un tumore del seno. Allora, questo vuol dire, sì, però la signora sta bene. Teresa ha detto, che devo fare? C'è chi filmerebbe, però. Esatto, però Teresa ha detto, ma che devo fare? Io devo morire, lo sta bene. E cioè, io ti aiuteremo a stare bene. Quindi curiamo tutti. Allora,
Il messaggio però qual è che dobbiamo cogliere? Certamente dobbiamo aiutare le fasce ancora più giovani, e qui torniamo al discorso della signora che mi ha fatto la domanda. Dai 30 anni ai 40 la visita senologica e l'ecografia facciamola. Però anche lì, sempre il direttore mi aiuti a dire che i posti dove farle, poi quello è un po' la problematica, perché viviamo situazioni nelle quali poi a volte vediamo nei nostri centri di eccellenza mammografie, ecografie eccetera, insomma, che ci lasciano qualche, diciamo, percentuale di così, insomma, di dubbio. Allora, il pubblico, ricordatevi almeno questo: voi potete scegliere anche di andare nel privato, però dovete sapere da chi andate, cioè, nel senso, voglio dire, nel pubblico, dico bene, è il pubblico che garantisce, no? Io se vado al centro di senologia dell'IFO, come vado al centro di senologia del Sant'Andrea, non posso trovare la comunque, devo trovare persone che fanno quel lavoro, perché in tanti paesi è prevalentemente privata, di 45 paesi europei e paneuropei, io continuo a dire che la nostra sanità pubblica, ovviamente ci sono casi sicuramente che non vanno bene, che giustamente possono essere stati perseguiti, non voglio entrare in merito a questo fatto, però devo dire che la nostra sanità pubblica è una sicuramente delle migliori sanità pubbliche che ci sono in Europa. Quindi gli esami per la serie, gli esami non finiscono mai, quindi dai 30 ai 40 anni facciamo visita senologica ed ecografia. Se c'è una qualche problematica, comunque noi dai 35 ai 40 una prima mammografia la facciamo fare, quindi non è stato, adesso bisogna vedere poi nel particolare quali fossero le motivazioni ovviamente eccetera, però in realtà ci vuole attenzione anche nella fascia di età tra i 30 e i 40, dai 40 in poi cominciamo la mammografia e poi in alcune categorie di pazienti inseriamo a volte anche la risonanza magnetica, quindi dipende poi da caso a caso e decide il senologo. Allora io volevo, ovviamente riconosciamo il valore dei nostri medici e della sanità pubblica, assolutamente, e spesso ci troviamo invece un muro per prendere degli appuntamenti che ti portano a dover poi scegliere il privato, quindi spesso hai parlato di questo screening, io mi sono sentita dire a 67 anni non lo fa più, non ti chiamano più. Da 69, perché ne avresti avuti 69 forse già compiuti e non ti hanno inserito. No, fino a 67, fino allo scorso anno. E comunque lei è cambiato. Puoi parlare con loro perché fino a 69 e poi chi lo ha seguito peraltro ha anche l'allargamento attualmente da quest'anno fino a 74, quindi adesso lo dice la Regione Lazio, dopo bisogna farsela da soli. Allora qui volevo dire un'altra cosa, tu hai ragione sugli appuntamenti, però anche su questo bisogna dire un'altra cosa, certamente la popolazione è tanta e quindi prenotare attraverso il CUP mi rendo conto perfettamente che non è una delle cose più facili che ci possano essere. Chi però deve fare l'esame periodicamente, cioè già sa che lo deve fare un anno per l'altro, o a distanza di un anno e mezzo, a volte addirittura a distanza di due anni, deve premunirsi prima di doverlo prenotare. Non può pensare di prenotarselo attraverso il CUP negli ultimi tre mesi. Questa è la realtà dei fatti. Se c'è l'urgenza, forse non tutti sanno che il medico di medicina generale, il medico curante, in quel caso è obbligato a mettere la U di urgenza sulla sua impegnativa e a trovare attraverso il suo computer con un codice di entrata che lui ha l'esame entro 15 giorni. Può essere una mammografia, può essere una TAC, dico bene direttore, ora che sarà, ho detto la verità, detto bene, trovare sull'approvazione del direttore sanitario. Può essere un qualunque tipo di esame che se giustificato dall'urgenza in 15 giorni devi avere la coloscopia. Anche la coloscopia se è urgente, se le persone fanno, allora permettetemi di dirvi, ricollegandomi anche al discorso del papillomavirus, perché tante persone non fanno la coloscopia dopo 50 anni eccetera, perché ho paura, non lo voglio fare, io l'ho fatta già due volte, ho fatto coloscopia e gastroscopia, sedazione, non è successo assolutamente niente, il pomeriggio sono andata a lavorare, cioè non mi pare una... E sappiate
che abbiamo due tipi di tumore, che sono il quelli da papilloma virus e quello del colon, che potrebbero non esistere. È pazzesco questo, pensare che abbiamo un vaccino per combattere quattro tipi di tumore e non lo facciamo, e pensare che abbiamo un mezzo che si chiama coloscopia alternato poi col sangue occulto periodicamente che manda la ASL, no, per farlo eccetera, però la coloscopia pure ci vuole. Abbiamo un mezzo che si fa ogni 5 anni, in alcuni anche dopo 7, se si hanno delle familiarità particolari può essere anche ogni 3, insomma questo poi questo dipende da caso a caso. Ma dove trovare un polipo vuol dire avere vinto 6 al sulle nove. E questo va capito, questo va detto, perché quel tipo di tumore potrebbe non esistere. Noi vediamo ancora oggi persone che hanno tumori che arrivano all'esordio, come ha detto Francesco, tumori del colon metastatici. Non si può sentire, non si può sentire, perché veramente un conto è il tumore del seno, che io tramite la prevenzione posso arrivare presto e devo cercare di arrivare presto, però lo trovo quando già c'è, ok? Quindi tumore della tiroide posso arrivare presto, ma lo trovo quando già c'è. Tumore del polmone posso arrivare presto, ma lo trovo quando già c'è. Ma io ho due categorie di tumori, quelli da papilloma virus e quelli del colon, che potrei non avere. È pazzesco che io non faccia quello, da una parte le vaccinazioni e dall'altra parte la coloscopia. È pazzesco. Ma perché? Permette, scusatemi la mia direttività su questo, però no, credo che sia importante, perché a volte quando io sì, vabbè, dai, non fa niente, vabbè, non le fa, cioè, no, non è così. Perché quello è un salvavita. Con la coloscopia si verifica se c'è già il polipo. Se la coloscopia, se la persona fa la coloscopia ed è asintomatico, cioè non c'è niente, poi bisogna farla sugli asintomatici, ovviamente, no? Perché è chiaro che si ha sangue, invece, ha disturbi di alternanza dell'altro, eccetera, è ovvio che la deve fare, ma farla sull'asintomatico, a volte purtroppo si può trovare già una sorpresa, perché a volte può succedere. Ma nel caso che il colon sia tutto pulito e ci sia il polipetto che tolgo, no? Quello è il polipo. Allora, tutto quello che comincia dal polipo. Allora, ci sono. Facciamo così. Allora, ci sono delle cose benigne che non diventano mai maligne. Le cisti, i fibradenomi, cioè in realtà nascono buoni e restano buoni. Tutto quello che comincia per polipo, papilloma, c'è cioè polipo delle corde vocali, il papilloma vescicale, il polipo del colon, che ne so, il papilloma dei dotti mammari, eccetera, tutto quello che comincia, la papilla ha una capacità degenerativa. Quindi se il polipo sta là e nessuno lo va a cercare nel colon, quello nel tempo, non è detto che succeda sicuro, per carità, però nel suo tempo di latenza la sua probabilità di succedere. Quindi noi possiamo, è veramente quello, è l'effetto maggiore proprio della prevenzione, quello vuol dire aver fatto gol. Quindi è importante. Sì, come no? Visto che è capo del... No, vediamo noi. Di timore che qualcuno di noi ha nel fare un esame tipo la coloscopia. Ho sentito parlare di coloscopia virtuale. Anche noi ci dici? Niente. Allora, l'esempio dell'altro giorno, te lo porto, grazie, te lo porto subito. Allora, mi viene una paziente, e qui vengo anche alla tua domanda di prima sulle mutazioni genetiche che mi avevi fatto di là. Mi viene l'altro giorno una paziente, una ragazza, anche per me ragazza perché ha 45 anni, quindi una ragazza giovane, che ha la mutazione genetica ed è stata già operata tra l'altro di tumore al seno laterale, oltre ad avere la mutazione genetica, alla quale io avevo prescritto di fare una coloscopia con calma nel 2019, siccome alcuni tumori del seno che hanno una radice ormonale hanno una possibilità in più di essere collegati anche al tumore del colon, perché alcuni tumori del colon nella donna soprattutto hanno una base di estrogeni. Allora gli avevo scritto facciamo una coloscopia, mi torna l'altro giorno e aveva fatto la coloscopia virtuale. Ho detto, a te chi ti ha detto di fare la coloscopia virtuale? Io ho scritto coloscopia, ma io mi sono spaventata, la coloscopia non la volevo fare, mi sono fatta la coloscopia virtuale. Allora,
Prima cosa, la coloscopia virtuale non è uguale alla coloscopia, perché chiaramente se la coloscopia virtuale dall'altro vede qualche cosina di non va, sempre la coloscopia va a finire. E non ha la stessa accuratezza, chiamiamola così, diagnostica della coloscopia. Quindi può vedere, ma ci sono dei falsi negativi sicuramente, diciamo, maggiori. Ma la cosa più grave è che è un TAC. Quindi questa ragazza con la mutazione genetica, che radiazioni non le deve prendere, se le deve risparmiare al massimo, alla quale io avevo prescritto una coloscopia, ha trovato qualcuno che gli ha venduto la coloscopia virtuale. E io mi sono arrabbiata non una volta, due volte. Uno, perché ha fatto un esame che non è quello che gli ho richiesto, e due, perché si è preso un mare di radiazioni, perché la TAC, tra l'altro, per carità, un esame che va fatto, ma va fatto quando c'è necessità di farlo, no? Ovviamente, ma sono tante radiazioni in una ragazza con una mutazione genetica, che le radiazioni se le deve tenere proprio chiuse a quelle che sono necessarie. Quindi credo di aver risposto, no? Facciamo la coloscopia. Volevo fare una domanda. Quanto sono cattiva? No. Allora, 10, 20, 40. Mia figlia è stata operata due volte al seno. Ha avuto due fibroadenomi, un filloide. Il terzo intervento ci hanno detto che era ricoperto questo fibroadenoma di una atipia piatta. Volevo sapere esattamente che cosa era. La flat atipia, che sarebbe la FEA cosiddetto, praticamente non è niente, diciamo che vuol dire che tua figlia ha una predisposizione più a delle proliferazioni, cioè al fatto che le cellule per intendere ci siano un po' più allegre, lo dimostra il filloide più che la FEA, cioè è più il filloide che ti fa pensare a questa allegria rispetto alla atipia piatta. Ok, la atipia piatta la troviamo nelle biopsie, in tantissime donne non c'è assolutamente niente di particolare. Una volta si operavano le donne con la atipia piatta trovata nelle biopsie, oggi neanche le operiamo più, le teniamo sotto controllo. Il filloide indubbiamente è un tipo di fibroadenoma, un tipo di nodulo che nasce da un'altra parte della ghiandola mammaria, cioè non nasce dalla ghiandola, quindi non può diventare un carcinoma per intenderci, duttale, rotulare, questi nomi insomma che un po' conosciamo, ma può diventare un filloide di alto grado, cioè quindi nasce dall'impalcatura del seno per intenderci questo nodulo, capito? Non dalla ghiandola vera e propria, ma dall'impalcatura, e forma nodulo. I filloidi vanno tolti perché hanno un ritmo di crescita alto, perché possono cambiare di grado, quindi effettivamente vanno tolti. Però l'invito è quello a non operare sempre, cioè fare le biopsie, eventualmente se c'è un nuovo nodulo, e stabilire se effettivamente va tolto, perché soprattutto in ragazze giovani tutte queste cicatrici da noduli ci possono un domani coprire con ritardo, diciamo, qualcosa di diverso che succede in questo seno, perché vediamo delle ragazze che hanno delle cicatrici, devo dire, meravigliose, nel senso intorno all'areola, come le facciamo insomma tutti quanti noi, anche in sala operatoria, e quindi dici, ma vedi, non c'è niente, voi dovete pensare alle cicatrici che ci sono dentro. Quindi quello che noi tagliamo, cuciamo, usiamo il bisturi elettrico, eccetera. Quindi in realtà si formano dei piccoli muretti, chiamiamoli così, capito? Quindi interventi che sono giusti da fare si fanno, ma quello che si faceva una volta, nodulo corrisponde a intervento, no, questo non è più vero, da tanti anni non è più vero. Chi fa ancora questo, attenzione. Dottoressa. Mi deve strillare ancora? No, per carità. Il portiere del mio stabile, nel morso proprio, di cancro, allora, infatti oggi voi pensate che noi abbiamo parlato di un argomento che riguarda solo le donne, ma non è così. Il 2% era l'1% ed è diventato il 2% grazie soprattutto all'alimentazione. Il 2% dei tumori del seno riguardano l'uomo. E abbiamo, scusa sempre, e abbiamo famiglie intere
di uomini, perché lì gioca un ruolo maggiore anche la genetica, di famiglie intere dove c'è la mutazione genetica proprio nei uomini che poi viene trasmessa. Vi faccio questo esempio, così almeno vi capite anche un pochino qualcosa sulla genetica. Allora, innanzitutto la genetica non ci deve spaventare, perché quello che io dico sempre a tutte le pazienti che lo sanno, la consapevolezza aiuta a sapere, a capire e a giocare d'anticipo. Quindi quando vedo persone che se gli proponi un test in più, un esame in più, si irrigidiscono, io cerco proprio di far capire questo, che la consapevolezza aiuta invece nel prevenire. Allora, la popolazione non deve fare né marcatori tumorali dal sangue, non li voglio mai più vedere, e non deve fare test di genetica su persone sane. Perché sia i marcatori tumorali del sangue, vedo persone che si fanno CA19-9, CA125, CA15-3, ma lo stesso PSA nell'uomo, oggi sappiamo che è un marcatore prevalentemente per le infiammazioni rispetto al tumore. Quindi il marcatore lo fa la persona che ha avuto una problematica oncologica, non c'è un marcatore nel sangue ad oggi, poi un domani si scoprirà. Abbiamo la ricerca avanti, grazie a Dio è così, e quindi avremo magari dei test sempre più performanti e che si avvicineranno anche alla popolazione sana. Ma ad oggi non c'è un marcatore dal sangue che ci possa dire se abbiamo un tumore in qualche distretto. Sono soldi buttati, e sono anche tanti soldi. Considerate che Agenas, che è il braccio armato del Ministero della Salute, ha fatto un documento proprio sui marcatori tumorali dedicato alla popolazione, dicendo: ma com'è possibile che a fronte di 2,5 milioni di persone in Italia che vivono con una diagnosi di tumore si fanno ogni anno 13 milioni di esami di marcatori tumorali nel sangue? Ma di che parliamo? Quindi persone che evitano di fare la mammografia, persone che evitano di fare la colonoscopia, perché passa un messaggio sbagliato, che io col marcatore so che sto meglio. Vabbè, ma quindi ci sarà un medico che li prescrive. No, perché purtroppo le analisi tu te le autoprescrivi anche, perché se tu le vai a pagare nel posto X, tu le paghi, ma tanto i marcatori, la notizia è che li paghi comunque, perché sono fuori tariffario nella maggior parte dei casi, solo i pazienti oncologici li pagano. Ma poi non li paghi, ma li paga la sanità comunque, anche se tu li paghi con la ricetta, sono un botto di soldi, giusto? Quindi che possiamo investire diversamente in altre cose. E questo per i marcatori. Per quello che riguarda la genetica, siamo pieni di mamme che chiaramente, vivendo un problema oncologico, si agitano e dicono: io ho il tumore al seno, mia figlia deve fare il test genetico. Di che? Innanzitutto i figli lasciamoli stare, se stiamo vivendo una situazione problematica di salute, viviamocela, cerchiamo di proteggere i figli e di non, per quello che è possibile, di non trasmettere soprattutto sui bambini, sulle età adolescenziali, ansia. Ma poi il test eventualmente genetico lo deve fare soltanto la persona che ha avuto una problematica oncologica. Solo laddove in quella persona si trova la mutazione, allora vengono chiamate le altre persone della famiglia, discendenti, che sono a questa collegate. Allora, l'esempio che facevo prima, ho avuto una ragazza che adesso ormai ha 43-44 anni, quando ha avuto 28 anni ha avuto un tumore del seno molto importante. Però eravamo agli albori della conoscenza della genetica, 15 anni fa, 20 anni fa, di questo test BRCA1, BRCA2, che molti hanno chiamato il test di Angelina Jolie, Gene Jolie, eccetera, eccetera. E noi già queste donne le tenevamo sotto osservazione. Questa ragazza ha avuto una sorella che anche lei si è fatta un tumore del seno, diciamo di entità minore, perché la sorella l'abbiamo cominciata a sorvegliare molto presto, ovviamente. A quel punto abbiamo visto queste due sorelle, non ci quadrava per l'età perché erano molto giovani, a quel punto il test era già un test collaudato, abbiamo fatto il test e sono risultate tutte e due positive per il BRCA2. A quel punto, da dove viene? Dalla famiglia? Chiamiamo la mamma. Chiamiamo la mamma fa il test ed è negativo. Chiamiamo la mamma, le chiediamo chi è il papà biologico delle figlie, anche se lo conoscevamo, ma devi averne certezza, perché
Vabbè, ma certo, si sa, quindi non facciamo errori che si creano bei problemi nei nostri ambiti, no? E lei lo capisce ancora meglio. E ci dice, quello è il papà, facciamo il test, il papà era il portatore della mutazione genetica. Il papà a sua volta aveva avuto un padre, quindi il nonno delle ragazze, aveva avuto un tumore del pancreas in un'età molto giovane, a 35 anni. Quindi questi geni vanno conosciuti, non ci dobbiamo spaventare, ma le persone che hanno una familiarità particolare, per questo intendo, due collaterali vicini che abbiano avuto tumore del seno o dell'ovaio in un'età al di sotto dei 50 anni, più di due persone che l'abbiano avuto in qualunque età, una donna che abbia avuto sia il tumore del seno che quello dell'ovaio. Adesso per tutte le donne che hanno tumore dell'ovaio è consigliato in qualunque età il test genetico di BRCA1 e BRCA2, questo proprio dalle ultime linee guida, laddove c'è un uomo che ha avuto il tumore del seno, e qui arriviamo a noi, perché un uomo che ha il tumore del seno non è proprio la regola, no? Nel senso che non ha tutte le ormonalità della donna, non ha il ciclo, non ha la menopausa, non ha questo, non ha quell'altro, però può sviluppare il tumore del seno, perché la ghiandola mammaria ce l'hanno anche gli uomini, piccola, ma ce l'hanno. E quindi su quella ghiandola mammaria possono incidere più ormoni, ci sono uomini che hanno la ginecomastia, per esempio quando prima parlavamo degli integratori, io non sono voluta andare oltre, ma sai quanti ragazzi controllo che hanno la ginecomastia e che poi se ti riconduci ad un'alimentazione regolare, ti comincia a togliere questo, togli quell'altro, fanno sport e prenderanno gli integratori, questo quell'altro, dopo 3 mesi ti tornano e la ginecomastia non ce l'hanno più. Quindi l'alimentazione è fondamentale, ricordiamoci, vorrei forse concludere così Presidente, sì, che noi attraverso l'alimentazione, poi sentiamo se ci sono domande, sì, tramite l'alimentazione potremmo sconfiggere, questo da dati certi pubblicati, il 40% dei tumori di ogni tipo. Quindi l'alimentazione, quindi torniamo alla prime parole che ho detto, la prevenzione primaria, quindi attraverso l'attività fisica, attraverso l'alimentazione, noi possiamo portare a casa un bel po' di salute. Scusi, io avevo, sì, una domanda rapida. Certo. Legata proprio alla prevenzione primaria, quindi agli stili di vita, agganciata all'esperienza personale di prevenzione secondaria, perché sono una radiologa, quindi vedo i giovani, vedo le signore di mezza età, persone anziane. Mi piacerebbe sentire da lei un assunto sulla somministrazione degli ormoni in età giovanile e in età postmenopausale, quanto sono legati al tumore al seno, e d'altro canto quanti ragazzi che magari vengono per farsi un accertamento per un problema respiratorio legato all'asma e io vedo la ginecomastia e da lì deduco che assumano integratori molti sì, ecco, perché ci sono delle idee molto questa domanda collega, perché tra i tanti vari fattori che incidono nella prevenzione primaria ci sono in effetti anche l'utilizzo degli ormoni, abbiamo detto appunto alimentazione, alcol, fumo, vaccinazioni eccetera, genetica, ma ci sono sicuramente anche gli ormoni. Beh, se noi apriamo il testo dell'IRTUM, l'IRTUM per noi è un po' il registro tumori a livello nazionale, quando aprite alla pagina mammella, al capitolo mammella, le prime righe citano proprio l'assunzione degli ormoni, cioè e ti dicono effettivamente bisogna fare attenzione all'utilizzo degli ormoni nelle donne perché possono aumentare l'incidenza del tumore del seno eccetera. Allora la domanda quanto possono incidere non è così facile rispondere, perché indubbiamente noi dobbiamo pensare che di fronte ogni volta abbiamo una donna diversa, quindi con una sua biologia, con una sua rispondenza anche diversa agli ormoni, tant'è vero che vediamo donne che hanno fatto 20 anni di pillola, poi si sono accorte che non avevano figli, hanno fatto 6 fecondazioni, poi vanno in menopausa e cominciano la terapia ormonale sostitutiva e non succede niente. Vedi altre signore che come cominciano la terapia ormonale sostitutiva, magari in un seno che era tutto a riposo, che quindi tu a maggior ragione dal punto di vista radiologico lo leggi splendidamente, e dopo un anno, tac,
sarebbe venuto ugualmente, o magari c'è stata una spinta, no, da parte degli ormoni in questo. Allora, io dico che come in tutte le cose ci vuole il buon senso. Allora, se mi arriva una ragazza che ha 25 anni, sono già 10 anni che prende la pillola, io capisco che ti devi proteggere da gravidanze indesiderate, però è anche mio dovere fare informazione nei tuoi confronti e dirti che già 10 anni di pillola, 25 anni forse sono un po' troppi. Cerchiamo magari anche altri metodi, vediamo di valutare insieme. Quindi il buon senso, la donna in menopausa soprattutto, che poi è quella che forse qui ci può anche interessare di più, indubbiamente noi oggi passiamo un'altra metà della vita in menopausa, parliamoci chiaro, una volta si moriva presto, oggi abbiamo visto Teresa, abbiamo detto prima 100 anni, in realtà noi queste donne le dobbiamo far vivere bene, dobbiamo garantire un po' una qualità della vita, chiaramente dobbiamo spingere più verso gli stili di vita, perché credete che molti disturbi della menopausa, se noi coltiviamo meglio gli stili di vita, cioè l'alimentazione, l'attività fisica, cioè noi invece ci prendiamo la pillola e poi mangiamo quello che vogliamo, ci prendiamo la pillola ma poi siamo seduti tutto il giorno e non muoviamo un passo e non facciamo 3 gradini a piedi, siamo sovrappeso e magari siamo pure fumatrici, e no, allora è il buon senso che ci deve, è il buon senso che ci deve guidare, perché ci sono alcune cose, noi sappiamo per esempio la terapia ormonale sostitutiva, noi adesso abbiamo parlato del tumore del seno, ma quanti sanno che in realtà nella donna in post menopausa aumenta il rischio cardiovascolare? Perché molte pensano, se io prima avevo gli ormoni miei ed ero protetta, no? Per cui se io la continuo, continuo ad essere protetta. Invece gli studi non dicono questo, gli studi dicono che quando tu somministri l'ormone nell'età del post menopausa, soprattutto se si associa ad altri fattori di rischio, il fumo, la sedentarietà, la cattiva alimentazione eccetera, la TOS, cioè la terapia ormonale sostitutiva, in quel caso fa da fattore accelerante anche nei fatti cerebrovascolari, anche vascolari, cardiaci eccetera. Quindi io non dico che, insomma, non voglio essere bacchettona, no? Nel dire non si fa, non devi prendere gli ormoni, non devi, se desideri un figlio non devi fare inseminazione, cioè, io vedo donne che fanno fecondazioni assistite e il ginecologo non gli dice che deve fare la mammografia, il ginecologo non gli dice che deve fare comunque la prevenzione regolare per il seno, anzi un po' di più, no? Per alcuni versi. Allora io credo che tutto si possa fare, però accompagnati dal buon senso. Un incontro interessantissimo, veramente l'applauso spontaneo che ha chiuso questo incontro la dice tutta. Adriana, ti do del tu, lo sai, su quanto sia stato gradito per tutti noi conoscerti ed approfondire con te queste problematiche molto molto importanti, questi stili di vita fondamentali. Adesso, come nelle migliori tradizioni, noi scendiamo insieme a te per prendere un aperitivo. Grazie a tutti, grazie a tutti.